Dal Vangelo di Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?» Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Carissimi sorelle e fratelli, siamo arrivati alla terza domenica di Avvento, denominata la Domenica della Gioia, e il protagonista del Vangelo ancora una volta è Giovanni Battista. A lui si recavano le folle, a lui si recavano i pubblicani, a lui si recavano anche i soldati, e molte persone, possiamo dire quasi l'intero popolo, lo considerava il Messia. Ma cosa andavano a fare le folle, i pubblicani, i soldati, l'intero popolo da Giovanni Battista? Andavano a chiedere cosa dovevano fare. Lo ricorderemo tutti, domenica scorsa Giovanni ci aveva invitato alla conversione, a cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di guardare la realtà, di intendere le cose. Oggi Giovanni ci dice concretamente cosa significa cambiare la nostra mentalità, cambiare il modo di intendere le cose, rovesciare la nostra scala di valori. Perché normalmente per molti di noi sono il denaro, il successo, le cose che stanno al primo posto, poi viene la famiglia, vengono i figli, vengono gli amici, e poi all'ultimo posto, probabilmente e non sempre, viene Dio, viene la Chiesa, viene la celebrazione. Dovendo rovesciare questa scala di valori, Giovanni Battista oggi ci dice come fare. Ma la cosa bella è che non ci dice di aumentare la nostra frequentazione alla Chiesa, non ci dice di aggiungere sacrifici, olocausti, digiuni, ma ci dice di cambiare la nostra vita di tutti i giorni. Tanto che forse adesso che lo ascolterete, anche voi direte: «Ma tutto qui?» Sì, tutto qui. Cambiare la vita quotidiana, le piccole cose di ogni giorno, per trasformare non solo la nostra vita personale, ma per dare inizio a una umanità nuova. Ma torniamo al Vangelo. Le folle chiedono a Giovanni: «Che cosa dobbiamo fare?» Questa domanda ritorna più volte negli scritti di San Luca, sia nel Vangelo, sia poi anche nel libro degli Atti degli Apostoli di Luca, di cui Luca ugualmente è autore. Che cosa dobbiamo fare? Lo chiedono anche le folle dopo la Pentecoste a San Pietro. Lo chiede San Paolo stesso lungo la via di Damasco, e lo chiede anche il carceriere di Filippi a Paolo, perché anche lui vuole sapere cosa deve fare. Alle folle che gli facevano questa domanda,
Giovanni Battista risponde: chi ha due tuniche dia una tunica a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Giovanni Battista sta dicendo non tanto di fare l'elemosina, quanto di aprirci alla condivisione, di considerare, come ci suggerisce Papa Francesco, che le altre persone sono tutti nostri fratelli. Pensate semplicemente al cibo. Il nostro pianeta ogni anno produce cibo per 14 miliardi di persone. Noi ne siamo nemmeno 7, eppure ci sono milioni di persone che muoiono di fame. Se imparassimo a condividere, il mondo sarebbe diverso. Se imparassimo a mettere insieme le nostre cose, a non voler accumulare, a non voler accaparrare le cose, il mondo andrebbe sicuramente meglio. E ai pubblicani, che gli facevano la stessa domanda: cosa dobbiamo fare? Giovanni Battista non dice di cambiare mestiere, eppure i pubblicani erano le persone più invise al tempo di Gesù, erano collaborazionisti dei Romani, avevano anche venerato la figura dell'imperatore come Dio e riscuotevano le tasse, e le riscuotevano in un modo del tutto particolare. A quel tempo Roma chiedeva un tot alle province del suo impero. Se il pubblicano riusciva a farsi dare di più, il di più era la sua commissione, era la sua parte, e questo portava i pubblicani al latrocinio continuo, ad approfittare delle varie situazioni per fare quanti più soldi possibili. Pensate per tutti i pubblicani alla figura di Zaccheo, che quando Gesù va a casa sua dice: restituisco 4 volte tanto. Immaginatevi quanto denaro aveva estorto. Eppure a queste persone Giovanni Battista non dice appunto di cambiare mestiere, ma di fare il loro mestiere, il loro lavoro in modo differente. Dice di fare il loro lavoro senza esigere più di quello che era dovuto, di non dare sfogo agli appetiti egoistici che avevano nel cuore, di non dare adito a un accumulo senza fine, senza termine. Come sarebbe bello se anche oggi a tutti coloro che lavorano, a tutti coloro che svolgono un servizio, anche a noi sacerdoti, fosse chiaro questo messaggio di Giovanni Battista: non esigete di più del dovuto, fate il vostro lavoro nella giustizia, siate onesti nel fare quello che fate. Anche questo aiuterebbe il mondo ad essere diverso. E la stessa cosa Giovanni suggerisce ai soldati. Anche a loro non dice di cambiare mestiere, perché se è necessario che ci sia colui che riscuote le tasse, dopo che le tasse ovviamente sono state pagate, è necessario anche che ci sia chi mantiene l'ordine all'interno della società, chi fa rispettare le regole. Soltanto che ai soldati Giovanni Battista dice: non vi approfittate delle armi, non vi approfittate del potere che avete fra le mani, non estorcete niente a nessuno, non imponete cose cattive alle persone con le quali venite a contatto. Estorcere significa etimologicamente far tremare. Ai soldati Giovanni ha suggerito di non far tremare nessuno, di rispettare ogni persona nella sua dignità. Anche questo aiuterebbe il mondo ad essere diverso, l'umanità ad essere nuova. E Giovanni Battista quindi dava dei suggerimenti semplici che potrebbero sembrarci quasi banali, tanto da dire tutto qui, ma come vi accennavo è proprio trasformando la nostra vita di tutti i giorni che noi possiamo trasformare la nostra esistenza personale e l'intero mondo. Giovanni aveva un fascino particolare, tanto che molti credevano fosse lui
il Messia, fosse lui il Cristo che stavano aspettando, colui che realizzava le promesse che i profeti avevano fatto ai padri. Ma Giovanni Battista, con molta onestà, con decisione, dice: non sono io. Io vi battezzo con acqua, io vi pulisco l'esterno della persona facendovi entrare nel fiume Giordano, ma dopo di me viene uno che è più grande di me. Egli non solo vi battezzerà all'esterno, non solo vi pulirà all'esterno, ma vi farà sgorgare da dentro un'acqua nuova, un'acqua di vita, come la linfa per le piante, vi darà un'esistenza nuova. E dice anche che mentre lui battezza con l'acqua, colui che viene dopo, Gesù di Nazaret, battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ora, il fuoco noi lo sappiamo che è capace di distruggere. La nostra zona quest'estate è stata soggetta al fuoco e sono andati distrutti ettari e ettari di vegetazioni, pinete, ambienti bellissimi si sono trovati del tutto bruciati. Ma il fuoco non solo brucia, ma il fuoco anche illumina, il fuoco riscalda, il fuoco purifica. È in questa seconda veste che Giovanni Battista ci vuole presentare il fuoco dello Spirito di cui Gesù diceva: come vorrei che fosse già acceso. Il fuoco dello Spirito che ci riscalda e ci illumina, che ci purifica da tutte le cose inutili, da tutti gli egoismi, da tutti gli attaccamenti impropri, da tutte le superbie, da tutti gli orgogli, da tutto ciò che opprime la nostra vita, da tutto ciò che restringe i nostri orizzonti. E infine Giovanni Battista utilizza una terza immagine che forse è diventata sconosciuta alla maggior parte di noi. Io la ricordo da quando ero bambino, quando vedevo mia madre in modo particolare, ma anche mio padre e gli anziani del paese che pulivano il grano al vento facendo volare via tutte le scorie, tutta la pula, tutta la paglia. Anche qui la paglia, la pula verrà bruciata, ma non significa che verranno bruciati i peccatori, che verranno bruciati coloro che hanno sbagliato, assolutamente no. Il Signore vuole che noi diventiamo buon grano e che ancora una volta dalla nostra vita tutto ciò che è inutile venga tolto, perché quello sì possa essere bruciato. E che Giovanni non intendesse di bruciare le persone, non intendesse qualcosa di negativo per le persone, ce lo dice proprio la conclusione del Vangelo, quando ci dice l'Evangelista Luca che Giovanni Battista con queste e altre parole evangelizzava il popolo, cioè dava al popolo il Vangelo, la buona notizia, la buona novella, come dice la nostra rubrica. E se dava al popolo la buona novella, vuol dire che dava al popolo parole di consolazione e parole di speranza, parole per un futuro migliore, non per un presente che debba essere bruciato nel fuoco e distrutto. Allora ecco la domenica della gioia, ecco la gioia che insieme con la pace, insieme con l'amore, è un frutto dello Spirito. Chiediamo al Signore il dono dello Spirito per essere capaci di vivere nella gioia e nella pace, per essere capaci di amare chiunque considerando ciascuno nostro fratello.